Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale ragazzi. Innanzitutto questo video è molto molto importante, Prince, perché vi darò delle info sul torneo da 300 carte. Saranno 250 i giocatori partecipanti e appunto il costo sarà di 5.000 gemme. Volevo dire che questo torneo non verrà creato proprio da me. Io però sto invitando dei ragazzi a far conoscere questa tipologia di torneo. Comunque portarlo sul mio canale secondo me poteva essere un'ottima idea, perché così tutti voi potete combattere contro di me e anche contro molta molta gente molto più forte di me. Vi dico che magari mi prendo un minutino e mezzo prima del video, perché devo dirvi che il torneo doveva cominciare oggi e invece comincerà domani, ovvero lunedì. Il torneo comincerà lunedì alle ore 14, ragazzi. Sarà un torneo protetto con password. E Piaz, come facciamo a entrare? Qui sotto, ragazzi, ve l'ho detto già un po' di volte, però lo ripeto, vi lascio il mio gruppo Telegram. Voi se non avete Telegram lo scaricate, vi entrate nel mio canale Telegram che si chiama PiazYT. Comunque vi lascio il link qui sotto da telefono, cliccate in descrizione e vi clicca direttamente e vi appare scritto entra nel canale se volete, è più facile. Se no, ce l'avete già e non volete entrare nel canale così, scrivete PiazYT e semplicemente ve lo trova. Ragazzi, vi chiedo il massimo supporto per questo video, perché se questo video andrà bene, ragazzi, mi hanno detto che potranno creare altri tornei. E non vi dico le cifre in gemme, perché dopo se no succede un casino. Vi dico solo che si tratterà del torneo più grosso mai realizzato su YouTube Italia. Quindi facendo 2 più 2 potete capire da quante gemme sarà. E sarà un torneo molto molto grosso a cui parteciperò anche io, perché insomma si parla di migliaia di carte, perché non provarci? Solo che ci saranno davvero tanti 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 player forti. Ragazzi, niente, questo qui era il preavviso che dovevo dirvi assolutamente, perché il torneo doveva startare oggi, però purtroppo ci sono stati un po' di problemi nell'organizzazione, quindi comincerà domani alle ore 14. Niente ragazzi, spolliciate, proviamo davvero ad arrivare al numero più alto possibile di mi piace, perché così i ragazzi potranno fare altri tornei e io potrò aiutarvi dandovi le password e tutto per entrare. Niente ragazzi, partiamo subitissimo con il video, ma prima sigla! Eccoci qui ragazzi, dopo un bel preavviso che dovevo fare per forza qui nel video. Abbiamo una magical chest che andremo subito ad aprire e vediamo cosa troveremo. Apriamo ovviamente prima anche i bauli precedenti, quindi quelli di legno, perché alla fine almeno li tiro via e posso far ripartire il counter in modo tale che fra 4 ore ne apro altri. Niente ragazzi, non si trova mai un cazzo in questi bauli. Speriamo di trovare qualcosa di interessante almeno nel baule magico, sarebbe una buona idea. L'ho trovato ieri e comunque tutto sommato sono fortunato, perché era tanto che non li trovavo. Spiriti del ghiaccio sbloccati, Orda di Sgherri, Goblin per 26, Spiriti del fuoco, Capanna dei Barbari, niente, 12 giganti e per finire 4 barili Goblin. Vabbè, non è male. Alla fine è roba che ho vinto gratuitamente, quindi non mi posso neanche stare a lamentare. Abbiamo per l'appunto trovato questa nuova carta. Andremo a richiedere dei barbari, perché volevo portare sui barbari, visto che sono tornato al deck con il Gigante Royale e i barbari, i mini pack, insomma, è il deck che avete già visto molte molte volte, che in caso è qui sotto di me, ragazzi. Ora possiamo partire con le prime battaglie, ne faremo due e vediamo come andranno, ragazzi. 2707 sono le coppe, sono lievemente sotto record, ma davvero di poco. Ero tornato a 2200 e in 4 giorni sono riuscito a riprendermi queste 500 coppe che mi hanno fatto tornare su. È stato molto complicato, perché ho dovuto giocare 3-4 partite al giorno massimo, però vincendole praticamente tutte. E quindi sono riuscito a risalire su. Ho trovato dei deck molto molto forti. Devo dire che sono, diciamo, super efficace ai deck con i tre moschettieri. I tre moschettieri, ragazzi, non avendo la pala di fuoco è un problema. Con i barbari a volte riesco. Però non mettono solo i tre moschettieri, mettono anche qualcos'altro. E quindi questo potrebbe dare un bel po' di problemi. Mini pekka per shottare la principessa. Proviamo a proteggere il mini pekka, non ce la faremo mai. E invece, sotto torre, dobbiamo riuscire a dare due colpi. 404 alla vita rimanente. Partenza molto molto ottima. Molto molto bene. Ok, dovrei utilizzare dei barbari per fermare. Oh cazzo. Questo deck dà un po' di problemi anche con la mongolfiera. Ok, non ce la faccio, non ce la faccio. Gli faccio dare un colpo solo però alla mongolfiera, se sono bravo. Dai, ti prego. Ecco. 800 punti vita, mi ha fatto malissimo. A 700 addirittura, perché dopo esplode la bomba, quindi ancora di meno. Devo riuscire a riprendere la bava, che siamo in leggerissimo vantaggio. Però volevo riuscire a vincerla, perché era... Dov'è che ne sto vincendo molte? Però insomma, siamo quasi a record. Non sarebbe una brutta idea andare sopra il record e provare a avvicinarsi alle 3000, insomma. Anche se comunque mi sento abbastanza fortunato in questo periodo, perché sto davvero vincendo delle partite che apparentemente sembrano invincibili, perché ovviamente becco deck incredibili e alla fine, non so, magari fanno una cazzata e riesco a portarmi magari la torre all'ultimo.
metto un gigante royale e vedo di prendermi la torre, perché al 99% ragazzi qui la torre ce la portiamo. Ok, un altro colpo, perfetto, torre presa, barbari praticamente morti tutti o quasi. Ok, i barbari sono stati fermati. Ragazzi, bomba loro, carta troppo forte. È utilissima proprio perché costa 3 e ferma delle carte da 5. Direte, Piaz, che cazzo fai? Ho un'idea. No, ok, non doveva mettere il gigante però. Con il gigante mi ha un po' fregato. Facciamo deviare qui la mongolfiera, la facciamo fermare qua. E cerchiamo in qualche modo di far fuori sta mongolfiera senza farla arrivare sotto torre. Ok, sotto torre non c'è arrivata. La bomba però rompe... Ah, vabbè, ok. Però ho dovuto usare 4 Elisirid con la Fireball però per farmi fuori la torre, altrimenti non ce l'avrebbe fatta. Mi ha fatto fuori sia il mago che il moschettiere. Fermiamo sto bastardone livello 6. Continua con sta combo che davvero è molto fastidioso. No, vabbè, la principessa la faccio sparare alla fine. Oh, mi farà un po' di danni, però devo fermarla. No, non ce la faccio a fermarla. Un colpo me l'ha dato. Siamo in lieve svantaggio adesso. Siamo in lieve svantaggio. Però ci siamo fortunati, forse. Dai, fai fuori. Non ce l'abbiamo fatta a far fuori il moschettiere. Dovrebbe tirarmi giù sicuramente qualche carta grossa. No, il mago non l'ho capita. Mi ha fatto andare in vantaggio incredibile. Ha fatto una... Ecco ragazzi, quando le vinco è perché a volte fanno ste cazzate. Me l'ha consegnata in mano questa. Me l'ha consegnata, ha fatto un erroraccio, meglio così. Vittoria, bella partita comunque, come sempre, fair play, sportività sempre. Ci portiamo 37 coppe perché era molto alto. 2007 e 44, siamo quasi a record. Vincendo questa andremo in record, se non dovessimo farcela comunque, amen, perché se ne perdono un paio di coppe, ma niente di troppo grosso. Ovviamente la TV Royale, ragazzi, ce la scordiamo in pieno perché sto facendo delle partite davvero interessanti, ma in TV Royale nada da fare, non mi fanno arrivare mai. Ma neanche nessuno del mio clan proprio, non vanno su. TV Royale davvero sembra stregata a volte. Sto, ragazzi, portando su un po' l'oro perché, come ho detto nello scorso video, volevo arrivare, una volta che sono in arena leggendaria, a comprare qualche leggendaria. Qualche mi sembra un po' esagerato. Una leggendaria, probabilmente la principessa, perché ho un po' di deck interessanti che non posso fare perché mi manca la principessa. Ed essendo una carta che comunque che fa molto danno, specialmente dalla distanza, è una carta che mi serve, è una carta che proprio mi serve. Facciamo fuori subito il cannone, facciamo fuori anche la Valchiria, la veleno, ottima mossa con la veleno. Ottima mossa, però la Valchiria va giù lo stesso. Ok, Valchiria che ci saluta, mago di ghiaccio con pochissima vita. No, muore, è morta prima il mago di ghiaccio della Valchiria. La veleno, ragazzi, carta molto interessante perché e dura per molto tempo, le truppe piccole le fa fuori subito, come goblin lancieri, scheletri da 1, tutte queste cose qui le fa fuori subito, e anche la principessa è molto comoda. Però avendo un costo di 4, cosa tiro via nel mio deck? Quella è l'unica cosa che per quello non la metto, però ci ho pensato. Molti usano domatore, goblin normali e veleno, e lì è una combo interessante. Ok, con i goblin lancieri dovrei riuscire... Mi ha fregato, ragazzi. No, ma dai, che sfiga! Arrivaci, daglielo! No. Niente. La vedo particolare questa. Perché lui con questi estrattori... infatti, la stessa combo che dicevo io, ragazzi. Metto qua dei goblin, così facciamo fuori il moschettiere. Ok, perfetto. Questa veleno, ragazzi, per me mi darà molto impaccio perché fa danno continuo. Io devo andare in usubero di Elisir, è l'unico modo. Però aspetto, perché se dovesse lanciarmi qualcosa di grosso non ho come proteggermi. Moschettiere, vabbè. Col mini pecca dovrei cavarmela. Valchiria, vabbè, lancio il mini pecca là in mezzo semplicemente. Che cazzo però. La madonna, quanto Elisir, quanto. Mai troppo Elisir, ma non è possibile. Ok, domatore che mi ha fatto fuori la torre il domatore. Ho perso la torre. 1-0 per lui. Cavolo, bella giocata. Canno, non ce la faccio, raga, non ci arrivo, non ce la faccio, non la vinco questa qua. Ha un deck troppo particolare. Non riesco a far troppi danni alla torre. Cavolo, devo riuscire a farcela. Allora, mini pecca, faccio fuori. Vabbè. Quanto elisir che c'ha. Ehi, barbari, mi tocca metterli. Lo so che c'è la Valchiria, però devo fermarlo sto domatore. No, non ce l'ho fatta. 23 secondi, non lo so, la vedo un po' grigia io. Valchiria. La vedo davvero un po' grigia. Cannone per difendersi, scheletrini da 1. Non ce la faccio proprio. Moschettiere. E niente, 2 moschettieri in campo. L'ha vinta lui, ragazzi,
L'ha vinta lui, due moschettieri in campo, ha giocato molto meglio di me, aveva un deck che girava più rapidamente del mio e si è portato un'ottima vittoria a casa. Quante ne perdiamo? 30, ne ha vinte 37 più 7, vabbè. Non è male, non è male ragazzi. Ma niente, vi dico che da piazza è tutto, ci vediamo come sempre domani con il torneo, mi raccomando, ciao!